fuggiti! Heights, se in combattimento perdi la concentrazione diventi carne morta. Sì, sensei. Come? Sì, sensei. Alzati. Farai 60 flessioni sulle nocche. Combattimento! Heit! Heit! Brown, Robertson. In guardia! Heitz! Ha! Ha! Punto! Atterramento! Che cosa aspetti? Finiscilo! Ha! Al posto! Pronti! Heitz! Qui non insegniamo ad avere pietà. La pietà è dei deboli. Qui, per le strade, in combattimento, l'uomo che avete di fronte è un nemico. E un nemico non merita alcuna pietà. Qual è il suo problema, signor Lawrence? Quello che sta insieme a quel ragazzo è l'uomo che ci ha assalito ieri sera. Lasciamo stare, è meglio andar via. Aspetta. Non ancora. Vedo che abbiamo dei visitatori. In riga dietro di me. Heitz! Ho saputo che ha assalito dei miei allievi ieri sera. Temo che questo non sia esatto. Vuol dire che il signor Lawrence ha mentito? Non ho detto niente di nessuno. Che cosa è venuto a fare nella mia scuola? Chiedere di lasciare in pace questo ragazzo. Perché? Non può risolverli da solo i suoi problemi? Se il problema è uno contro uno, sì. Cinque contro uno, no. Lui non può risolvere da solo. È solo questo che la preoccupa? Il numero? Beh, è facile rimediare. Le va a dibattersi, signor Lawrence? Sì, sensei! No, basta combattere. Questo è un dojo di karate, non una scuola di ricamo. Lei non può venire da noi, lanciare una sfida e poi andarsene, amico. Se non manda il suo ragazzo sul tappeto, lei dovrà vedersela con me. È troppo svantaggiato nel vostro dojo. Scelga un posto. Il torneo. Hai un bel coraggio, nonnetto. Un bel coraggio. Ma credo che possiamo accontentarti. Non è vero, signor Lawrence? Sì, sensei. In riga. Ho un'altra piccola richiesta da farvi. Sbrigati. Il ragazzo deve essere lasciato in pace mentre si allena. Hai una bella faccia tosta, campione. Mi sta bene, d'accordo? Mi sta bene. Allora, nessuno gli torcerà un capello fino al torneo. Sono stato chiaro? Sì, sensei! Ma se non verrete, sarà guerra aperta. Per lui e per te.